Allora, buon pomeriggio amici, colleghi e clienti, sono molto soddisfatto che oggi siamo tutti insieme qua per parlare di un argomento in cui Remark, diciamo, il gruppo di collaboratori su cui vi presenterò, ci teneva a dare alle piccole e medie imprese, anche alle grandi imprese, perché c'è anche qualche grande impresa, un po' di informazioni, diciamo, di queste novità che stanno calando dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, e comunque ogni nostra organizzazione sarà sostanzialmente colpito. E dato il fatto di compito sostanzialmente di gestire questa giornata, di aprirla e fare così il moderatore, vi chiederò sostanzialmente se avete delle domande, di annotarvele, che poi alla fine sostanzialmente chiamerò sul palco, diciamo, un po' tutti gli interlocutori che risponderanno alle vostre domande. Allora, vorrei cominciare con una domanda: e chi è che di voi ha già cominciato a fare qualcosa sulla sostenibilità? Se potete alzare la mano. Ah, beh, ecco, diverse organizzazioni sono già partite. Grazie anche lei. Bene, direi che insomma potrebbe essere quasi un 10% della nostra sala, che credo che più o meno rappresenti effettivamente quello che noi troviamo, diciamo, anche sul nostro parco clienti. Allora, vediamo un po' quello che mi sono prefissato oggi di trasferire. Vabbè, avete visto tutti la locandina, un programma molto intenso, in cui avremo una pausa intorno alle 4:10, in cui ci prenderemo un caffè e daremo qualcosa in compagnia, per cui ripartire. Le domande le facciamo alla fine e quindi possiamo sostanzialmente partire. Bene, allora, innanzitutto ci sono quasi un obiettivo per cominciare questo evento, cioè volevo capire, e insieme a voi, trasferirvi qualche informazione, quali sono i vantaggi e perché un'azienda deve cominciare a guardare con grande attenzione a questi aspetti. Allora, la volontà di questo evento quindi è proprio illustrare come diventare un'azienda sostenibile e come questo possa essere un vantaggio competitivo. Allora, oltre agli aspetti etici, immagino che tutti sappiate, insomma, no? Che sicuramente chi implementa un sistema, diciamo, anche volontario, in questo caso obbligatorio, nel campo della sostenibilità, ma stessamente nel campo etico. Ma ho visto che ci sono degli altri benefici, provo ad illustrarvi. Se ne avete qualche dubbio anche voi, aggiungo volentieri. Allora, beh, il primo è una elevata, diciamo, consapevolezza da parte dei consumatori e dei clienti finali. Poi vi darò qualche percentuale a livello globale di come l'interlocutore, diciamo, il cliente finale oggi acquista maggiormente l'azienda di tipo sostenibile. La richiesta degli investitori. Per esempio, di più gli investitori sono tanto che stanno chiedendo alle aziende, anche per vedere se sono maggiormente scalabili, se sono acquistabili dal mercato, sostanzialmente se hanno fatto già qualcosa nel campo della sostenibilità. Poi, ovviamente, l'eventuale obbligatorietà futura. Io dico sempre che un'azienda che parte in anticipo su una normativa avrà sicuramente un vantaggio competitivo, perché sono certo che domani diventerà obbligatorietà per le nostre organizzazioni. Quindi credo che oggi, e mi fa piacere perché abbiamo fatto un sold out della nostra evento, mi fa piacere perché oggi le imprese sono venute ad ascoltare un argomento estremamente interessante. E poi ci saranno dei criteri di premialità con la pubblica amministrazione, più successivamente provo a dare qualche informazione di dettaglio. E infine dei programmi di finanziamenti agevolati per chi si muoverà in questo settore. Quindi, come vedete, ho elencato alcuni, ce ne sono sicuramente tanti altri, dei benefici che potremmo ottenere in un'azienda che va verso la sostenibilità. Vabbè, chi sono? Sono Luca Rieri, sono amministratore del gruppo Remark, sono ovviamente prima un padre, e poi un padre, spendendo ragazzi, poi la spendita signora, e tra l'altro mio figlio sono anche molto emozionato anche nella presenza, perché è la prima volta che viene a sentire il papà parlare, insomma, quindi sono veramente molto emozionato. Sono l'amministratore del gruppo Remark, all'interno della cartellina avete un po' la nostra presentazione, Remark, due parole proprio di sintesi, un'azienda che esiste da 35 anni e si è sempre mosso, diciamo, degli aspetti che oggi sono diventati degli ingredienti magici fondamentali per la sostenibilità, sempre occupata di autorizzazioni, tutto quello che è la consulenza ambientale, rifiuti, emissioni dell'atmosfera, scari idrici, si è sempre preoccupata di sicurezza nei luoghi di lavoro, si è sempre occupata di codice etico e modelli organizzativi 2.3.1. Quindi sono sicuramente argomenti che
abbiamo intuito che sono fondamentali per un'azienda che deve essere sostanzialmente cogente con un po' tutta la normativa italiana. E proprio per questo ci tenevo ad organizzare questo evento, ovviamente con dei collaboratori, perché noterete negli interventi successivi che ognuno di loro ha una competenza, e io definirei un po' che quando vogliamo fare la pasta fatta in casa, c'è un diverso ingrediente, non basta la farina, non basta l'uovo, non basta l'acqua, non basta il sale, qua c'è un mix di ingredienti. E qua sostanzialmente troviamo tutti quelli che sono gli ingredienti. Bene, lo sai ragazzi, grazie anche dell'applauso mi ha sollevato. Ok, allora, ci tengo anche a darvi qualche definizione, perché il mio compito è vedere quali sono gli obiettivi, capire se la sostenibilità è adatta per la nostra organizzazione, portarvi a casa oggi una cassetta degli attrezzi in modo tale che domani nella nostra organizzazione possiate capire innanzitutto qual è il percorso migliore da fare, ma soprattutto sulle cose da non fare, perché sono tanto alcuni nostri clienti che hanno fatto dei percorsi che non sono corretti e oggi hanno dato via risorse, economia e tempo. Oggi sono tre ingredienti che non possiamo permetterci di buttare nel cestino. Ok? Quindi quello che io vorrei che oggi voi portate a casa con, diciamo, un minimo di informazioni per capire cosa applicare nella vostra organizzazione. Allora, partiamo. Allora, ESG è i tre pilastri della sostenibilità. Diciamo che partiamo da qua, secondo me è un po' l'ABC che serve. Che cos'è questo? Beh, ESG sta sostanzialmente per ambiente, sociale e governance dell'azienda. Sono i tre pilastri. Io le definisco sostanzialmente come se fosse un tavolo con tre gambe. Ok? Il tavolo per essere in equilibrio, l'altezza, diciamo, delle gambe della terra deve essere più o meno la stessa. Quindi immaginiamo che un'azienda che vuole innanzitutto partire, la prima cosa che deve analizzare in casa sua se le tre gambe, diciamo, sono in equilibrio o se c'è uno squilibrio. È chiaro che se c'è uno squilibrio devo lavorare sulla gamba più corta per ovviamente farla maggiormente emergere. Ok? Allora, questo ce lo dice ovviamente la Comunità Europea. Le slide che ve le facciamo vedere alla fine del corso, nel caso in cui qualcuno fosse interessato. Beh, vediamo innanzitutto un po' che cosa sono questi aspetti. Un fattore ambientale, come dicevo prima, la marca 35 anni fa nasce proprio in questo settore, le emissioni atmosfera, la gestione dei rifiuti, la gestione dei carichi idrici, diciamo tutti quegli aspetti che possono andare a incidere sul cambiamento climatico. Poi che cos'è? L'urbanizzazione, il consumo di risorse, l'energia, tutti quegli aspetti sostanzialmente che sono la gamba sostanzialmente dell'ambiente. I fattori sociali, il comportamento che ha l'azienda, diciamo, verso i propri clienti interni, i dipendenti, i fornitori, diciamo, i clienti, e come si comporta anche, diciamo, io dico sempre, fuori dal proprio centro dell'azienda, come si comporta nelle immediate vicinanze con il contesto in cui vive, okay? Quindi come si comporta anche a livello sociale. E infine la governance, che dicevo che è la terza gamma fondamentale del nostro ESG, e sono sostanzialmente l'indipendenza del consiglio di amministrazione, la gestione finanziaria ed economica, ovviamente fatta in etica, gli aspetti delle istituzioni dei manager, le politiche fiscali, l'etica del business, come dire, cioè, quindi in realtà dobbiamo vedere anche l'azienda come si comporta sostanzialmente nel creare il proprio business, come tratta con i fornitori, come tratta sostanzialmente l'acquisto di materie prime, dove va a ricercare le materie prime. E poi alla fine vi darò anche qualche novità di cosa sta avvenendo a livello europeo per l'importazione di materie prime, anche perché questo ci deve far pensare per le nostre organizzazioni. Vado un po' veloce. Ecco qua, vi volevo dare un po' di ulteriori motivazioni dell'importanza, secondo me, di cominciare a implementare un sistema di sostenibilità. La società del danno non è più solo una questione etica, ma si trasforma in un fattore chiave per il successo della sopravvivenza delle aziende nel contesto attuale. Le aziende che sostengono la società sono in grado di cogliere tutti gli svantaggi, tra cui la fiducia dei consumatori. C'è un'indagine mondiale sostanzialmente in cui il 73% degli intervistati ha detto che è favorevole a spendere qualcosa in più per acquistare un prodotto o un servizio da un'azienda che si mossa nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Il 73%, ragazzi. Il 73%. La sostenibilità non riguarda solo l'ambiente, ma comprende anche gli aspetti sociali ed economici. Si tratta di creare valore a lungo termine. Il bilancio di lealtà del benessere delle persone, la tutela dell'ambiente e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le aziende sostenibili dimostrano un impegno tangibile nei confronti dell'ambiente, dei dipendenti e delle comunità locali. Ecco qua dei dipendenti. Mi vorrei soffermare un attimo. Qualche giorno fa feci un evento sul capitale umano. E ho dimostrato che il capitale umano genera capitale economico. Nell'ultimo anno 1 milione di dipendenti a tempo indeterminato hanno cambiato lavoro, si sono licenziati.
un milione di persone, ci deve far pensare, ragazzi, eh? E poi non so se avete i dati statistici, noi dal diciamo 2010 al 2020 perdiamo 4 milioni di ragazzi. Quindi oggi se facciamo un'inserzione per la ricerca di una persona, se una volta ricevamo un plico così di curricula, oggi se ne riceviamo 5, 6, 7, 8 e qualcuno anche forse non completamente corretto con la nostra transcription, succederà. Quindi chi implementa sistemi diciamo, di gestione per quanto riguarda la sostenibilità avrà due grandi vantaggi competitivi. Uno è trattenere le risorse, i talenti, e due attrarre dei nuovi. Quindi ragazzi, questa è una cosa fondamentale. La sostenibilità ambientale rappresenta un modo per esistere sul mercato, tra i consumatori consapevoli e quant'altro. Ok? Vado un po' veloce. Ecco, andiamo a alcuni vantaggi. Risparmio delle risorse dell'energia. Noi abbiamo già aiutato alcune aziende, diciamo, a cominciare a guardarsi internamente per cominciare a vedere se tre gambe, diciamo, sull'equilibrio della sostenibilità di ESG, quello che è ambiente sociale e governance, e abbiamo visto che ogni azienda che ha cominciato a guardarsi al proprio interno ha trovato dei momenti, degli spunti per ridurre sostanzialmente e risparmiare l'energia. Noi eravamo nel nostro piccolo, ad esempio, abbiamo tolto le salviette di carta per asciugarsi le mani, abbiamo messo quei asciugatori stile McDonald's, insomma, durante la prossima battaglia, e abbiamo ridotto notevolmente sostanzialmente l'impatto ambientale, ma abbiamo avuto anche una riduzione dei costi. Noi nel giro di 6 mesi ci siamo pagati l'investimento di quei bagagli della Dyson, che costa una follia tra l'altro, che ci siamo ripagati in 6 mesi. Oltre che ogni giorno avevamo qualche giorno che doveva andare a fare i cestini, perché ovviamente i cestini si vengono in carico. Ok? Adesso vi ho detto una banalità, molto spesso anche mettere dei sensori che le luci si accendono e si spengono quando c'è una persona, anche questo aiuta sostanzialmente a risparmio. Ovviamente noi siamo un'azienda dei servizi, possiamo fare ben poco, ma immaginate nel mondo industriale. Il riconoscimento del risparmio delle normative per la sostenibilità, anche questo il datore di lavoro, il manager e l'azienda stessa, nel momento in cui fanno un'analisi su se stessi, diciamo delle compliance di tutte le normative, capiscono se hanno qualche nervo scoperto. Molto spesso si identificano che magari c'è qualche normativa che gli era sfuggita, lo stesso consulente magari non avrebbe informato di alcune cose. La riduzione della dimissione, ecco questo che dicevo prima, sostanzialmente chi va verso un principio di sostenibilità trattiene maggiormente le risorse, questo è un dato statistico. Soprattutto i giovani e le nuove generazioni dal 2000 in poi sono fortemente attratti da queste cose. Oggi la gente non è più lavorare più stipendio, forse ne sarete accorti, soprattutto i giovani, vengono per altre motivazioni. Questa è una delle motivazioni per cui tratteniamo le persone. Vabbè, c'è sempre molte persone che vanno a lavorare e vengono a lavorare per la tua azienda, o per le tue, la riduzione dei costi complessivi, quindi nel momento in cui uno si fa un'analisi in casa propria, identifica sostanzialmente delle dissipazioni di energia da qualche parte. Maggiore soddisfazione dei consumatori, l'abbiamo visto prima, il 73% dei consumatori è disponibile a spendere di più su un'azienda che è consolidata, che si occupa e rispetta l'ambiente, che dichiara sostanzialmente da dove arrivano le proprie materie prime, e come le riceve, come le tratta e cosa fa tutto a monte, diciamo, della sua azienda. E migliorare ovviamente la reputazione aziendale, è conosciuto anche questo perché oggi un'altra cosa fondamentale che ci permette fortemente di stare sul mercato è quello della reputazione, il nostro brand reputation, quindi questa è una cosa estremamente importante. Esiste anche qualche svantaggio? Sì, io ne ho riportato almeno uno, sicuramente ne esiste anche qualche uno in più, però esiste qualche svantaggio. E quel famoso che prende il nome di greenwashing, forse avete sentito parlare, sono quelle aziende che si mettono in bocca, fanno sostenibilità, poi realmente in casa propria non lo fanno. Immaginate un'azienda che pittura di verde sostanzialmente i muri, il verde ci richiama un po' l'ambiente e poi magari non ha una gestione dei rifiuti speciali della propria azienda, non fa una separazione in linea, ok, degli strumenti di lavorazione piuttosto che delle materie prime secondarie piuttosto che dei rifiuti speciali. Ecco, fate attenzione a questo perché potrebbe essere un effetto boomerang. Se andate sul sito e sul web e fate qualche ricerca, troviamo diverse organizzazioni che hanno tentato, diciamo, di fare reputazione e di migliorare il proprio brand. Facendo questo, poi in realtà nel momento in cui anche un dipendente interno va sui social e si dice, oh, la marca no, insomma, si manda tanto e poi ha tutte le macchine ancora Euro 2. Insomma, mi sembra proprio che attenzione perché i nostri ragazzi interni fanno in fretta, come dire, a metterci a pentare. Ok,
Alcuni esempi di sostenibilità, vi ho riportato qualche esempio di tipo mondiale e poi vediamo che cosa sulla relazione. Questa azienda di abbigliamento, probabilmente conoscete, di abbigliamento sportivo in Patagonia, è nota per il suo forte enfasi nella sostenibilità. Nonostante la concorrenza del settore, immaginate quanti brand ci sono nel campo dell'abbigliamento sportivo, Patagonia ha registrato una crescita costante negli ultimi anni grazie al suo impegno verso materiali riciclati e la produzione responsabile. Un'azienda che è sempre cresciuta negli anni e ha dimostrato sostanzialmente che si può lavorare anche con materiali riciclati. Ancora Tesla la conoscete un po' tutti. Tesla praticamente è l'azienda leader nel settore dei veicoli elettrici, grazie al suo forte impegno, nel 2020 è diventato il primo gruppo mondiale nel settore dell'automotive. I nostri amici tedeschi sono stati superati sostanzialmente da questo brand. E proprio perché hanno dichiarato sostanzialmente dei principi di riduzione del carbonio del CO2. Quindi questo dimostra sostanzialmente quanto sia importante lavorare a livello di sostenibilità. I clienti poi piano piano ci prendono, gli investitori ci prendono. Poi se anche la pubblica amministrazione e la finanza agevolata ci prende, noi lo prendiamo. Un altro esempio invece italiano, Capitalia, che sono tutti la più grande catena di supermercati cooperativi, ovviamente ha dichiarato che voleva ridurre sostanzialmente la CO2 della produzione dei propri negozi. E diciamo che dal 2010 ha ridotto del 20% la produzione di CO2. Anche questo è stato un fattore, ovviamente loro hanno lavorato anche sul commercio ecosolidale, sull'inclusione sociale, sull'educazione alimentare, e anche loro sostanzialmente hanno continuato ad avere una crescita molto più importante rispetto ai competitor di settore. Va bene, entriamo un po' nel vivo, dai. Direi che bilancio di sostenibilità, che cos'è? È un report, noi ci occupiamo insieme agli altri colleghi che poi vi presenterò a elaborare questo per voi, in aiuto con voi, questo bilancio, tra l'altro che è un documento che rende conto, diciamo, di seconda, quindi a monte, a valle, diciamo, della nostra organizzazione, tutto ciò che noi abbiamo fatto sulle tre gambe, che vi dicevo prima del tavolo, no? Sociale, ambientale e governance. Ok? Il decreto 254 del 2016 ha reso questo tipo di necessità di bilancio obbligatorio per le grandi aziende. Oggi noi però vorremmo dedicarci alle piccole imprese. Per aziende sotto i 500 dipendenti, la tendenza è andata verso i 250, c'è stata l'obbligatorietà di presentare questo bilancio, sia agli investitori, sia a tutti gli stakeholder che stanno intorno all'azienda stessa. Ovviamente un'altra condizione è che avessero almeno 20 milioni di patrimonio di stato patrimoniale e 40 milioni di o 40 milioni di fatturato. Vediamo cosa dice un po' la normativa sugli ambiti di rendicontazione. Tutte queste cose vi servono esattamente come ingredienti per poi comprendere meglio ciò che i miei collaboratori diranno successivamente. L'ultimo aspetto è l'utilizzo di risorse energetiche, rinnovabili e non rinnovabili, qua si è visto un po' di tutto, il fotovoltaico ovviamente ha preso fortemente piede. Impiego di risorse idriche, le emissioni a gas effetto serra, le emissioni di inquinamento dell'atmosfera, quindi tutto ciò che sono quelle emissioni, immaginate, noi qua siamo emissioni di compressori ceramiche, immaginate le ceramiche, che ovviamente le emissioni purtroppo sono dei parametri che tengono fortemente sotto controllo, ma che non possono fare bene. Ovviamente questo è uno degli aspetti per loro cardine. L'impatto sull'ambiente, non è solo la salute e la sicurezza, sono stati fattori di rischio, ambientali, sanitari, ciò che fare male, ambiente, sicurezza e decisione del lavoro. Gli aspetti sociali attinenti alla gestione del personale per garantire la parità di genere. Anche questo è un altro dei 17 goal dell'agenda 2030. Remark, il 21 dicembre dell'anno scorso, si è certificata per la parità di genere. Noi siamo da piccoli, forse facile, sapete che poi tra l'altro ci sono degli incentivi di INSE, guardatelo con interesse, non è una cosa complicata da fare nelle nostre organizzazioni. Questo, ad esempio, è uno dei primi aspetti con cui potremmo anche muoverci. Devo dire che io quando l'ho fatto nell'azienda, la prima cosa ho avuto una partecipazione incredibile di tutti i miei collaboratori. E non è complesso, non è assolutamente complesso, lo posso garantire, non è impattante, non è un ISO 9001 che richiede un po' più di energia, una cosa abbastanza semplice. Rispetto ai diritti umani, misure di prevenzione delle violazioni per impedire atteggiamento di azioni discriminatorie. Ok? Molto spesso cercate di avere anche un controllo del turnover. L'altro giorno sono stato a Firenze a Ferrara a fare un evento sulla parità di genere che era il consiglio degli avvocati e dei commercialisti di Ferrara e è arrivata una signora di un avvocato di Torino e ci ha fatto un po' di dati
dietro sostanzialmente il turnover femminile molto spesso ci sono dei molesti. Io non ci avevo mai pensato, sicuramente è un dato, non è detto che sia così, però molto spesso ci possono essere delle molestie. Quindi il datore di lavoro che molto spesso fa anche altro, cioè a volte non dico che sia più, perché non può tenere sotto controllo tutto, da alcuni dati che riceve può avere delle limitazioni. Misura per l'opera contro la corruzione dell'attività passiva. Ok. Benefici. Andiamo a vedere un po' di benefici della collaborazione con la pubblica amministrazione. Allora, con la pubblica amministrazione si sta già muovendo, oggi forse non ancora tantissimo, ma si sta muovendo, che sceglierà fornitori e clienti, diciamo, che daranno materie prime o prodotti o servizi alla pubblica amministrazione, se questi hanno cominciato a fare attività nel campo della sostenibilità. Non so se qualcuno di voi lavora con la pubblica amministrazione, ad esempio qua così la facciamo anche con la pubblica amministrazione, in questo caso chi è dentro, diciamo, questo registro, che oggi è un registro virtuale, ma secondo me tra un po' diventerà un albo, avrà dei vantaggi competitivi. La pubblica amministrazione potrebbe anche offrire incentivi finanziari delle aziende sostenibili. Noi abbiamo visto un altro piccolo esempio che si certifica a 14.001, molto spesso le opzioni per il trasporto o il recupero dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti sono molto più basse. L'autorizzazione potrebbe avere anche una validità più lunga di quella che abitualmente danno le aziende che non sono certificate. Qualcosa si sta muovendo, sono ancora piccioline, ma credo che l'indirizzo della pubblica amministrazione sia su questa strada. Quindi anche questo è un fattore competitivo. Ok, bene, direi che alcuni argomenti ve li ho dati, voglio dare anche qualche novità, ma essendo una novità ovviamente che mi concederete anche qualche lettura, qualche sbirciata e mie appunti, perché sono veramente delle novità, non è tutto esclusivo, sono convinto che molte cose che vi dirò adesso le avete ancora sentite, e ringrazio il dottoressa Saccani che mi ha dato qualche spunto per queste slide. Allora, parliamo di economia circolare. Che cos'è l'economia circolare? Partirei sostanzialmente da un passo precedente. Che cosa non è l'economia circolare? Noi abbiamo, diciamo, dell'economia usa e getta, che hanno sempre insegnato, che prendo in TV un po', caro, si scassa un po'. Ormai i partori di TV quasi non si trovano, a fare metti vicino al cassonetto e le spazzature, speri che qualcuno se lo porti via e vai in qualche centro commerciale a comprare un altro. Noi veniamo dall'economia degli anni 60, dal mondo economico, in cui sostanzialmente c'era proprio l'usa e getta. Il mondo sta cambiando, ragazzi, cominciate a guardarlo all'interno delle aziende, soprattutto aziende produttive, ma anche aziende di servizi. Oggi abbiamo perso l'economia circolare, l'economia in cui bisogna dare vita, recuperare, diciamo, il più possibile, dare delle garanzie sostanzialmente dall'organismo delle materie prime che hanno composto, diciamo, quella materia prima, quel prodotto finito, scusate. Dovete sostanzialmente, avremo delle certificazioni che ci aiuteranno a capire come recuperare i prodotti, ci daranno forse anche un manuale di uso e manutenzione per poterlo riparare. Il principio non è più l'uso e getta, il principio è farlo durare il più possibile, compatibilmente con l'ambiente e quant'altro, ma oggi non c'è più l'uso e getta, stiamo andando verso qua. E questo sicuramente è un fattore determinante. Sì, se sono dei prodotti tramite valutazione, credere, no, li utilizzano pure del fine vita. Oggi non si butta più nelle spazzature, diciamo, nel gusto, come si dice qua a Modena, il rifiuto, ma si cerca assolutamente di mandarlo ad aziende che vanno a raccogliere quei componenti. Immaginate quello che succederà fra un po' con tutti i nostri pannelli fotovoltaici. Ok, vediamo qui esempi di economia circolare, perché qualche azienda che sta sopra di noi ha già cominciato a fare questo, e credo che derivi un po' dai dati che abbiamo, noi siamo 8 miliardi di persone in questo mondo conosciuto, non sappiamo ancora cosa succederà sopra, ma in questo mondo siamo 8 miliardi, non so se sapete, ma noi a marzo dell'anno scorso, nel marzo di quest'anno abbiamo finito le risorse del nostro pianeta, stiamo usando riserve. Cioè ti deve fare effetto questa cosa, noi a marzo abbiamo finito le risorse del pianeta. Quindi stiamo usando riserve. Quindi a quei ragazzi che ci sono nei fondi, di cui c'è anche mio figlio, dobbiamo garantire un futuro. Dobbiamo garantire, perché loro non ce lo meritano. Loro non hanno partecipato a questo nostro, diciamo, consumismo.
fino a qualche anno fa pensavamo sostanzialmente che le risorse fossero esauribili, che anche se miglioravamo un po' l'ambiente, insomma, avevamo tanta terra, tanti oceani, insomma, poco, in realtà non è così, ci stiamo rendendo conto che non è così. Okay? Sono 8 miliardi di persone, ci servirebbero due terre per soddisfare, diciamo, le esigenze, gli stili di vita che abbiamo oggi. Ecco perché dobbiamo cambiare un po' gli stili di vita nel caso dell'economia circolare, perché dobbiamo garantire alle nuove generazioni, ormai non siamo avviati nel nostro approccio di futuro, però alle nuove generazioni dobbiamo sicuramente garantire un futuro come il nostro, che ci sia disponibilità su questa terra. Ok? Non mi volevo spaventare di questa cosa, quando l'ho letto a me ha fatto dire un po' di farfalle di pancia questa cosa, non so voi, però sentire questa cosa che a marzo abbiamo finito le nostre risorse, un po' di farfalle. Allora, vediamo un po' che cosa stanno facendo nel mondo, ma anche sul territorio. Acquafi, produzione di fibre sintetiche per moquette, fanno anche così tappetini delle nostre auto, e ovviamente utilizza reti di pesca per recuperare gli scarti da produzione. Ha concluso accordi con diverse aziende del settore tessile, in particolare con Reverso Logistics. Cosa ha fatto? Beh, con Patagonia, se non ricordo male, ha fatto una collaborazione dicendo ogni due anni il tuo cliente può restituire il suo abbigliamento sportivo al negozio, noi lo recuperiamo e tu me le puoi vendere uno nuovo. Non so i vostri armadi, io non ho benissimo delle robe che ho detto da 5-6 anni, però ho la possibilità di poterlo restituire, non so, adesso la Giacomo ha con la sua sorta di schiante, lo sa, con quei colletti un po' più lunghi, non so, a volte andava con il colletto stretto. Cioè poter cambiare un po' a seconda anche delle mode senza avere nella mano e avere uno che comunque ti garantisce delle recupere e mette in cima. Questo è Acquafit. Ovviamente è partita dalle reti di pesca che vengono buttate anche qua in discarica. Air è una società che fornisce, questo mi ha stupito, lavatrici all'uso domestico e di lavoramento. Avete notato che ormai i prodotti si stanno trasformando in abbonamento, eh? L'abbiamo visto con le macchine, eh? Le macchine stanno ormai, poi ce ne parlerà anche Franco, sono ormai quasi tutti che vanno col canone, diciamo, di noleggio a lungo termine, eh? Difficilmente troviamo qualcuno che è proprietario di un altro. Ecco, questi forniscono delle lavatrici, te la portano a casa, con l'intelligenza artificiale che la tengono sotto controllo, quindi ti forniscono sostanzialmente i prodotti e i servizi quando ti stanno finendo, ma soprattutto ce l'hai l'abbonamento. E non devi più spendere per una lavatrice. Adesso dico Miele, che è sicuramente un brand conosciuto e, se non ricordo male, anche di profilo molto alto, devi più spendere dei capitali per averla. No? Se ce l'hai lì. Patagonia, l'avevo detto prima, sostanzialmente quel servizio di riparazione gratuita sia su alcuni negozi. Che cosa fanno in Patagonia? È un po' che è successo perché ha insegnato, ha fatto dei corsi, ha messo su YouTube, fa dei corsi anche dal vivo di come rammendare sostanzialmente gli abiti. Molto spesso con la precedente generazione del consumismo, da dove io arrivo, è qualcosa che si strappa, si butta nel cestino, si lascia lì, si usa per spolverare casa e si compra sostanzialmente qualcosa. Non sanno insegnare come riparare, ma molto spesso anche le ritirano. Okay? Dobbiamo imparare un po' da queste aziende, ovviamente facendo qualcosina nelle nostre organizzazioni, un minimo, no? questo ci farà la differenza. E questo comunicato verso l'esterno vi dà un posizionamento importantissimo. Oh, ragazzi, vi do un po' di novità, queste sono veramente delle novità che forse qualcuno di voi ha sentito, qualcuno no. Allora, beh, innanzitutto, sapete che oggi entra in vigore il Rentre. Chi è che lo sapeva? Del meno del 10%, direi un 4% della salsa più che il Rentre. Rentre è un po' la nuova Sistri, che forse qualcuno ha sentito nel settore dell'ambiente e della gestione dei rifiuti. Oggi entra in vigore per le grandi aziende, se non ricordo male, partirà però dal dicembre del 2024, ma piano piano prenderà tutti. E ci sarà una gestione telematica dei formulari e dei registri di carico scarico dei rifiuti. Ok? Questa è la prima novità. CAM, criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici, chi è che lo conosce? Nessuno. Bene, contenuto riciclato, esattamente come dicevo prima, anche questo è la pubblica amministrazione si sta dotando, diciamo, di questi criteri affinché il loro, diciamo, clienti, cioè il loro appaltatore, abbiano materiale all'interno della loro produzione dei servizi o della produzione che stanno fornendo alla pubblica amministrazione, che sia materiale riciclato.
Il regolamento UE-CBAM, qualcuno l'ha sentito? Forse no, io l'ho scoperto da qualche giorno, vi dico la verità. Questo mi è piaciuto, è un dazio che metteranno la comunità europea su quei furbetti che vogliono produrre materie che possono inquinare e impattare molto sull'ambiente, ma lo portare in paesi sostanzialmente dove le condizioni ambientali non sono così rigide come abbiamo sul nostro territorio, o almeno in casa europea. Vuoi importare del cemento, vuoi importare degli anticrittogamici, dei fertilizzanti e quant'altro, va benissimo, puoi produrre anche là. Però ricordati che quando vieni in Italia c'è un dazio importante. Questo vuole portarci sostanzialmente sempre più a produrre e a tenere sotto controllo la nostra filiera. E l'approvazione, il passaporto digitale, grande novità anche questa, il passaporto digitale del prodotto. Che cosa dirà? Il passaporto ci dirà tutto, da dove vengono le materie prime, come sono state messe dentro, ci darà il manuale di uso e manutenzione che molto spesso lo troviamo, ci dirà anche tutta la componentistica, in modo tale che possiamo andare, diciamo, dall'elettricista, dall'idraulico, dal meccanico, fargli vedere, diciamo, queste schede e lui immediatamente riesce a mettere le mani, diciamo, su questo prodotto. Non so se voi, io mi sono dilettato qualche volta ad aggiustare qualcosa in casa che fa con detta mia moglie, ho fatto solo dei danni, però se provate ad aprire qualche scatola di qualche elettrodomestico, molto spesso sono saldati, si fa veramente fatica, cioè non c'è il principio della manutenzione ordinaria e straordinaria su quelle macchinette che abbiamo in casa, piuttosto a panni. Ecco, oggi con questo libretto invece ci permetteranno sostanzialmente di avere tutto questo e capire tutta la filiera delle materie prime. Così il consumatore finale potrà decidere se prendere il frastapane da uno piuttosto che dall'altro. Nel passaporto ovviamente ci sarà il divieto di distruzione dei prodotti invenduti. Io lavoro per diverse aziende che producono, diciamo, anche elettrodomestici, comunque alcune materie prime, molto spesso succede che rimangono in magazzino, rimangono invendute e certe volte vengono mandate alla distruzione, molto spesso la discarica, o qualche recupero che non è mai poi un vero e proprio recupero. Ecco, ci sarà un divieto. Ovviamente questo sarà anche un po' la difficoltà, perché avremo certamente aziende che ci consegneranno il prodotto quando ci sarà l'ordine. Lo stiamo già vedendo sulle autovetture. Una volta l'autovettura in qualche giorno ci arrivava, perché probabilmente al magazzino avevano dei semilavorati pronti. Oggi, quando ordiniamo un'auto, c'è da aspettare anche alcuni mesi. Qualcuno di voi sarà capitato, ad esempio è capitato. Quindi, con design, qualità, novità, upgrade, rinnovo. Quindi, questi sono i primi argomenti nuovi che stanno piombando, diciamo, sulla nostra nazione e di cui dobbiamo tenere fortemente in considerazione se domani dobbiamo essere competitivi rispetto ai nostri concorrenti. Vabbè, questa è un'attività che noi facciamo, ovviamente con l'interno dell'azienda facciamo degli assessment proprio per questa norma. È stato di riporto questa norma. Questa norma è una norma UNI, segnatela perché stanno anticipando la norma ISO, e quindi vi dico sempre che chi fa qualcosa oggi è avvantaggiato per domani. Con questa norma UNI, che tra un po' diventerà una ISO, si può certificare, e alcuni enti di certificazione si stanno preparando per certificare l'azienda sulla circolarità, diciamo, aziendale, sull'economia circolare. Questa è una grandissima novità. Sarà in futuro anche questo per i consulenti, sarà il futuro delle nostre aziende, sarà il futuro, diciamo, un po' per tutti. Ecco, questo è un esempio che riportiamo, ho fatto qualche presentazione, si vanno a vedere diversi parametri, se non voglio entrare nel particolare, questo che uno ha un interesse, vi ricordo che sempre di questo vi manderemo un invito perché faremo un webinar dedicato proprio all'economia circolare, ci prenderemo 60 minuti di tempo per parlare di questo argomento. Però ad esempio, vedete, per questa azienda, la nostra cliente che abbiamo fatto, abbiamo visto che insomma, con i rifiuti, le emissioni va abbastanza bene, sicuramente con le risorse energetiche idriche non tanto. Cioè uno si rende conto sostanzialmente dove deve migliorare e dove, diciamo, che è abbastanza performante. Ok? Come vi dicevo, al prossimo webinar vi manderemo un invito. Qui avete un QR code, lo avete anche dentro la vostra cartellina. Vi chiedo cortesemente, questa è l'unica preghiera che vi chiedo oggi, oltre che la puntualità del dopo il coffee break, è quella di compilare questo questionario che ci serve noi per poterci migliorare, per poter capire anche che cosa portare sostanzialmente anche nelle prossime occasioni, in particolare per le aziende di ISO, per aziende e per consulenti. Per le aziende, compilerete, avete qualche domanda, in modo tale che vi potremo consegnare un breve report, diciamo, di quello che potrebbe essere, diciamo, la roadmap
la strada che dovete percorrere per raggiungere qualche obiettivo dell'agenda 2030, di quei 17 punti dell'agenda 2030. Ok? Diciamo che non è un proprio serio, io ho bisogno di stare con voi almeno una giornata di lavoro, poi nei diversi campi, ma già mettendo qualche dato noi riusciamo a consegnarvi qualcosa di importante. Mentre per i consulenti avete un percorso leggermente diverso. Bene, ragazzi, io direi che ho finito la mia prima parte, adesso sto ancora con voi perché faccio il moderatore, ma passerei la parola a questo bravissimo signore che si chiama Simone Pasquali, vi chiederei di fare un applauso. Che... Che ci parlerà sostanzialmente della sostenibilità e delle opportunità strategiche. Simone lavora per un'azienda, diciamo, del territorio, l'azienda Mantovana, ma con diverse sedi sul territorio. È un'azienda che a me è piaciuta in modo particolare perché, oltre a, come dire, avere quei gestionali che sono proprio per fare, diciamo, la sostenibilità, capire qual è la strada migliore da fare, perché vi ricordo che non è detto che dovete fare un bilancio di sostenibilità e se la cosa migliore da fare, dovete fare anche altri percorsi alternativi. Attenzione a non fare degli errori perché si butta la via, perché ho visto prima soldi, risorse e tempo. Ecco, la cosa che mi piace molto di questa organizzazione, che adesso lascio la parola a voi, è che si occupa anche della parte strategica. Cioè, comincia a dare dei consigli alle aziende di quello che succederà tra 10-20 anni. Adesso ci andrà bene, tramite benchmark che fanno, diciamo, con diverse aziende sul territorio europeo. E questo ci permette di capire, noi questo prodotto stiamo vendendo tanto, ma stiamo andando bene, o domani mattina potrebbe succedere qualcosa. Oppure, non andiamo tanto bene, possiamo fare qualcosa per poterci migliorare. Secondo me la strategia fa una differenza. Passo al prossimo. Grazie ancora.